Dopo una settimana condita da polemiche, colpi di scena e culminata con le dimissioni del tecnico Michele De Feudis, a Giulianova la parola è passata oggi al campo con una vittoria beneaugurante per il futuro, in attesa di tempi migliori. Al Rubens Fadini l'esordio vede i giallorossi opposti all'Ostica Recanatese, che uscirà con le ossa rotte. 2-1 il finale per la formazione di casa. In casa giuliese c'è il cartello dei lavori in corso con Giulio e Torre in panchina a fare da traghettatore in vista dell'ufficializzazione del nuovo tecnico, con Domenico Izzotti favorito. La gara, disputata in un pomeriggio molto caldo, vede due squadre propositive. Inizio arrembante dei padroni di casa per l'occasione in maglia blu. Al secondo Mariani su punizione alza troppo la mira. Passano 2 minuti e 600 tifosi giuliesi gridano al gol, ma dopo un'azione iniziata sempre da Mariani è Romano a tirare quasi a botta sicura con un difensore marchigiano che salva sulla linea. Mariani, il migliore dei padroni di casa, ci riprova al decimo ancora su punizione, chiamando però Verdicchio ad una parata facile. Solo Giulianova con Romano protagonista anche al 14esimo, con un controllo spalle alla porta e tiro insidioso che termina di poco al lato. La Recanatese esce dal guscio al 19esimo con un tiro centrale di Marolda, che poi al 23esimo lascia il segno segnando il gol del vantaggio della sua squadra. Gara che si fa in salita per il Giulianova, che al 28esimo si rivede in avanti con Mosca, che di testa in area alza troppo la mira. Al 34esimo arriva il meritato pareggio dei locali con Ferrante, che di testa su angolo di Mosca fa 1-1 saltando più in alto di tutti. La Recanatese non ci sta e si rende pericolosa al 36esimo con un tiro di Di Julio salvato quasi sulla linea da Sciamanna, prima di un tiro insidioso di Galli parato da Falso. La ripresa vede al 14esimo la prima occasione abruzzese ancora con Ferrante, che sempre sugli sviluppi di un calcio d'angolo non riesce però a bissare il gol del primo tempo. Il caldo condiziona le due squadre, che hanno maggiori difficoltà a proporre gioco, e così bisogna attendere il 36esimo per vedere un'occasione targata a Giulianova con Mariani, sempre lui che su calcio di punizione chiama Verdicchio al salvataggio in calcio d'angolo. Il finale di gara regala però una sorpresa con un rigore per il Giulianova concesso per fallo di Rovrena su Ferrante, è trasformato al 40esimo di Romano. Per il Giulianova va bene così. È andata molto bene, abbiamo avuto solo una parentesi di confusione appena abbiamo subito il primo gol, che sinceramente non era meritato, però poi i ragazzi sono stati bravi a rimettersi subito a posto. Volevo sottolineare il fatto che tutto quello che è stato fatto oggi dal punto di vista tecnico-tattico soprattutto è tutto merito di Michele De Feudis, non certo mio, perché ha lavorato veramente bene finora. Tortorice Dio, quello che siamo riusciti a dargli è solo per oggi qualcosa dal punto di vista caratteriale, che i ragazzi hanno appreso benissimo e hanno messo in pratica durante la partita, facendo una partita dal punto di vista caratteriale strepitosa. Beh, per quello ho visto in archi 90 minuti, sicuramente il Giulianova ha avuto l'atteggiamento giusto e voleva questa vittoria, ha già creduto, ha lottato su ogni pallone e ci ha messo in difficoltà in qualche circostanza. Avevo detto ai ragazzi un po' com'era l'ambiente qua a Giulianova, e nonostante le voci della settimana, per noi erano sicuramente motivi di disturbo, e mi aspettavo questo tipo di partita, così è stato. Non siamo stati bravi a dare delle risposte importanti per portare via il risultato positivo.